ouvindo, filha? Tá ouvindo? Oi, minha mãe. Io abito a Milano. Ciao, Carlo. Carletto. Amore, ti farò uno scandalo prima o poi. Novità, e le racconta? Cosa, amore? Niente, la solita, a casa. Oi, gente! Siamo Gente, ragazzi, Clubhouse. ora una das minhas melhores amigas e nada, eu amo muito ela, ela é uma irmã queridíssima, que cuida muito de mim, da minha saúde mental. Então, abracem ela com muito carinho, que ela é uma pessoa muito especial para todos nós, viu? Para todos. Guarda che allora, grazie. Allora, mamma, no, insomma, non troppo veloci, ragazzi, non riusciamo. Io non riesco a. Da quando l'ho vista, eh? Eh? Guarda, guarda come sta partendo. Logico. È logico. Hai capito? Ela fala português, viu, gente? Non tanto, amore, magari. Un pochino. Sì, ma l'ho imparato grazie a lei. Guarda che c'è Pierino. Ciao Piero. È da una vita che non ti vedo. Amore, l'ho visto oggi, eh. Ma tu sì. No, volevo dire una cosa. Adesso mi è passato di mente. Qua c'è anche la Natalia. Ciao amore. Natalia. La Natalia Bonifacio. Anati. No, volevo dire che io parlo inglese, francese, sapete che parlo delle lingue, però il portoghese è una lingua che mi ha sempre affascinato, perché fin dalla mia adolescenza io ho frequentato ragazze brasiliane e quindi è una lingua che mi è sempre piaciuta. Poi ovviamente la mia migliore amica è Lea e quindi io con lei parlo questa lingua stupenda, melodiosa, io l'adoro. Il portoghese è una lingua bellissima. Lo spagnolo non mi fa così impazzire. Lo odia lo spagnolo. No, non lo volevo dire perché insomma non è molto carino da dire, ecco. Mentre lo spagnolo lo odio, ecco. Sì, ma vabbè, è normale, dai, non è che ci possono piacere tutte le lingue. A me piace lo spagnolo, faccio fatica con altre. Parli anche il tedesco un pochino, tu, no? Scusate, la bionda è un uomo per davvero, hanno scritto, come Ah. Oh. domanda, cioè se sono un uomo per davvero, beh, mi fa piacere che non ci credete, comunque sì. Ma chi l'ha chiesto sta roba? No, ragazzi, Non cioè, lo so. transfobici, amore. No, ma non era negativo, eh. Non era negativo, assolutamente. Domande fanno? Ah, beh, sai che intanto ce le fanno sempre questi cicli. Per Vabbè. loro è legittimo, no? Che scuola ha fatto? Ma lei ha vissuto, cioè, ha sempre vissuto in Italia, eh? Cioè, quindi è normale che parli quasi perfettamente l'italiano. Dico quasi perché anche gli italiani non lo parlano bene l'italiano. Cioè, parlare correttamente l'italiano non è cosa semplice. Ci vuole comunque uno studio. Quindi lei, comunque, non essendo di nazionalità italiana, nel senso che non è nata in Italia, lo parla quasi perfettamente. La Natalia dice, lo chiedono anche a me se è un uomo, perché la Natalia è alta, 40 di piede. E Amore, io sono il 41. a volte pensano che è trans, no, che ridere, guarda quante volte che Ma io... lei è stupenda, adoro. Come si? Zia Valeria! Chi è? Non conosco, amore. Mia zia, quella che vive a Roma, zia Valeria. Ah, ok. Sì, 41, Natalia. Sì, assolutamente 41, casa dei. Ora su quello ti batto. Sì.
Israele, cioè, tu c'hai il 41? Io sì. Tu hai il 41? Sì, sì. Io 42, figurati. Vabbè, ma amore, siamo alte, 2 metri quasi, cioè che cosa dovevamo avere, il 35? No. Eravamo delle, cioè, delle focomeliche. Cioè se avevamo un 35 di piede alte più di un 80, eravamo delle focomeliche, ragazzi. Cioè, cosa che non va. Come... No. No, perché loro pretendono che noi siamo, cioè loro pensano che noi dobbiamo avere... Brava, questi... la botta in 42, assolutamente sì. Ragazzi, me lo continuate a chiedere di questo Clubhouse, ricevo un botto di messaggi tutti i giorni, cioè io ho molto piacere di parlare con voi, assolutamente, però Clubhouse secondo me per il momento io non lo farò perché vedo che la gente si sta rincretinendo appresso a questo Clubhouse, quindi io non lo faccio, non lo farò perché... Mi sembra veramente troppo opprimente come cosa. Fede, ciao. La mia vicina di casa. Ah, figlia! Guarda, io tacca Brad. La Greta? La Greta sarà su Clubhouse. Giorno e notte attaccata lì. Amore, non si stacca per niente al mondo. La chiami, ti respinge la chiamata. Sì, non risponde. Magari ti sta succedendo una roba, lei. No, niente. Esatto, per chi ha molto tempo da perdere, perché comunque non devi lavorare per stare su Clubhouse, perché non devi lavorare. Ciao Antonio. La Tecla chiedono. Ma la Tecla è una vita che non la sento, non la vedo. Io sono secoli che non la vedo. Sì, ma mi ha invitato, ma io non lo voglio fare. Cioè, non lo voglio fare perché è veramente troppo... diventa un'ossessione. È vero. Ma io non ho una parrucca, sono extension, ragazzi. Se avessi una parrucca lo direi. Qual è il problema? E poi anche questa cosa di dire della parrucca, pensate che di offendere. Cioè, solamente le povere non portano una parrucca, perché in America la portano tutti. Costa. Perché una parrucca vera, parliamo di 5-6 mila euro in su, quindi. Amore. Cioè, portare una parrucca vuol dire... potersela permettere. Io non ho parrucca perché ho extension, tante, perché ce ne ho veramente tante, però sono extension. Ma c'è questo video meraviglioso di questa ragazza di colore in cui fa vedere questa parrucca e lei fa vedere la parrucca, la sbatte così e lei fa: amore, per avere questo deve avere tanti soldi. Sì, è la verità. È la verità, perché costano, cioè se la vuoi bella costa. Io ne ho di parrucche, le metto soprattutto quando vado ospite nei locali perché sono comode, sono enormi, però hanno un costo. Io le adoro le parrucche, io amo le parrucche, non ne ho perché non ho soldi per avere una parrucca. No, perché costano un botto, come hai detto, costano una marea. Cioè, mi prendo il computer. Dicono delle robe. La casa della la casa delle parrucche. Quella è... Guarda, tra l'altro è vicinissimo casa mia, ci posso andare a piedi. È bellissimo. Perché se non capite dove abito, mi ritrovo sotto casa poi. No, non si dicono queste cose, ragazzi. Non posso dire chi non sopporto. Che poi tu conosci tutti quelli che sono lì, no? Sì, tutti. Col nuovo domestico mi trovo bene, sì. Purtroppo Meccala non sta bene e quindi ho preso un altro domestico, però, cioè, visto che me lo chiedete, ve lo dico.
Guarda, ti stanno invitando ad andare nel terrazzo per salutarti. No, ragazzi, ma siete fuori, no? Fa freddo. Fa un freddo, ma poi non sapete neanche dove abito, per fortuna. Qual è stato il... ce ne sono stati tanti di viaggi belli, eh? Ma si è bloccato? No. Dudu, mio amore. Chi è Dudu? Dudu è un personaggio meraviglioso di San Paolo, uno stilista, uno stylist, è un amico Dudu, di... ven pra cá na Italia! Sì, amore, lui ci adora, eh? È uno di noi. Ai, Dudu! L'attivo. Più. Chi è Penny? Ma no, è una cosa di un vecchio video che io avevo fatto. Non glielo ricordare, se no incominciano. Ma perché non mi scorrono più i commenti? Commentando. Dudu ti dice che sei amazing, Ele. Grazie, amore. Saudade da senhora, viu? Priminha. Ai, Dudu! La piega è top, Ele. Eh? Ma quando l'hai fatta? Cosa? Oggi? Bellissimi. Olia! Olia, mio cabello! Olia! Sì. Olia! Posso... Aspetta, Ele. Sì. Sto fregando mai, sto bello! Figlio, ven pra cá, figlia! Ah, quindi questa cosa che hai fatto non andrà adesso, il mese prossimo? Che palle! Tra un mese, esatto. Oh. Tra un mese e un giorno. Io volevo tutto adesso, pensavo già adesso. Belli i capelli, mi piacciono molto con queste onde. Guarda, anch'io le ho fatte. Ah sì, adoro. L'onda fa, eh. Ah, sì, fa morbidezza. No, cioè... Non vedo più i commenti io. Cosa scrivono? Leggere, aspetta. Sto diventando cieca. Tudo magiado. Tutto macchiato, mia figlia. Bellissima. Walter, amore. Dicono che eri bellissima. Quando? Oggi non so dove. Non lo so. Ele, sei bisessuale? No. Ma le orge quando si possono fare? Io l'ho sempre fatta. Brava, amore. Minha filha ficando muito cansada. Consegni per una piena nuova. Scusa, aiuto, Ele. No, no, io non li leggo più, mi sono bloccati i commenti. Stanno chiedendo se comprerai un Hermes. Beh, ne ho già 5. Magari più avanti, sì. Chi è Margherita Vicario? Non me la ricordo adesso. No, vabbè, cosa non scrivono? Cosa? Cosa ne pensi di Dua Lipa, Ele? Oddio no, ti prego, basta sta roba.
Ma perché si è bloccato? Che nervoso! T'ha bloccato! Cosa pensi di Ava Max? Non so chi è. Non se la ricorda. Dua Lipa, continuano a chiederti di Dua Lipa, come mai? Basta! Cambiato registro, una cosa vecchia, non, mi sta, mi fa venire solo i nervi e basta, non fa più ridere. Chi è? Ragazzo che Quello che dico. grazie. Ah. Sta bonito. Beh, non era. No, anche Guillermo. Amore, era da fare assolutamente. No. Ma certo, ma questi cavolo di commenti che mi si bloccano. Ma stanno chiedendo tutti di Dua Lipa. Basta. Chi è Salvini? Ma io non so neanche chi sia. Io conosco solo grandi star. Figurati se conosco queste persone. Niente, non riesco a vedere i commenti. Commentario. Palle, ma perché? Chiedono di Ariana Grande, come mai tutte queste cose dei cantanti? Ma che ne so, ma allora non la fissa, queste robe. Basta, chiudo perché cioè, queste domande non, no. Fate delle domande sensate, non queste stupidaggini, che mi arrabbio. Poi il gioco è bello quando dura poco, cioè battute vanno bene una, due, tre volte, poi basta. Cioè, Chi è? non fanno ridere, non mi fanno ridere, fa solo venire i nervi. Bravo. Ripetere sempre le stesse cose. Sì, ci vogliono esaurire. Ma no. Che gli orecchini sono stupendi, eh? Me li ha regalati Riccardo. Sono bellissimi. Ah, ok, sì, me l'hai detto ieri che li mette belli. Gli unici gioielli che ho. No, sono belli. Ma no. Stanno chiedendo la tua prima volta. Ma chi se la ricorda? Non me la ricordo nemmeno. Stanno chiedendo cosa ne pensi dei vegani. Non mi interessa. Elena, farai mai il video ASMR? ASMR? Cos'è? Boh. Stai benissimo con i capelli mossi? Ele, sei bellissima. Ma Tanto lo dicono anche a Platinette, quindi. Ele, sei bellissima. Grazie, però sapete come la penso su queste cose. Eh? Ogni persona è bella a suo modo. Chiede cosa ne... Ogni persona è bella a suo modo. Ogni paese ha i suoi canoni di bellezza. Io in America Latina, in Sud America, sarei apprezzatissima perché amano le donne come me. In America, comunque, tutta l'America. Mentre qui, no. Quindi, cioè, ogni paese ha i suoi canoni. Sì.
A me non mi piace mai parlare di una bellezza oggettiva, soggettiva. La trovo stupida come cosa. Anche secondo me. Adoro anche secondo me. Tu ti macchiato, mia figlia. Sì. Macchiato perfetta! Ma è stato bravo, eh? Bravissimo. Forse non so chi ti abbia truccata, però stai da Dio. Un ragazzo lì del canale. Stai molto bene. Mia figlia sta tutto macchiato! Tutto Ele, macchiato! cosa ne pensi di Matilde Brandi? Non so chi sia. Ragazzi, io conosco solo grandi star. Stanno dicendo che devi conoscere il Brasile. Che beh, no, perché io lo conosco comunque il Brasile. Il Brasile è un paese talmente bello, con della bella gente. Io amo tanto il Brasile. E avrei un grandissimo successo comunque in Brasile. Conosci Michele Bravi? Chi è? No, ragazzi, cioè, non conosco persone, io conosco solo grandi artisti e grandi star. Non mi fate domande di queste persone minori. Valerio, amor, che saudade. Dudu, vem pra cá, Dudu. Dudu. Eu quero você, Dudu. Ah, Naoxa pare che è dovuta scappare dall'Italia per motivi di sicurezza. Non ha dato altre informazioni. Ma chi? Laozza. Cos'è che ha detto? Cos'è È Ah, è scappato. andata via dall'Italia? Per motivi di sicurezza. Meravigliosa. Ce Guarda che stupenda lei è. la inseguivano, vi ricordate? Io trovo geniale. Sì, che c'erano le associazioni lì che E la la inseguivano. aspetta che c'è la batteria scarica. Tommy. Pazzesca. Cavolo di batteria. La odio. Ecco. Oh, figlia. No, Ele, hai acceso il forno? adesso no. No, non lo accendo, no. Ma una domanda. Cosa? Ele, fidanzata? Una domanda che fanno, se sei fidanzata. No. Ma va. Ma cosa servono stupidaggini? Via di Caberlud. Hai capito? Amore, Ma raccontami un po'. come butta? No, niente, ma che ore sono?
Entra in tu sogua infinita. Se vai alla destra, lida mamma. Qua gelosa, qua gestrea, faccia mamma. Viene dal cielo. Che non avevo ancora mangiato niente oggi. Anch'io non ho mangiato. Non sto molto bene. Mood due hench. E la colpa di chi è? E per un taf, un taf sulle schench. Una tasse le schench. Ele, raccontaci qualcosa. Ma cosa devo raccontare? Sono molto stanca oggi, eh? Sì, eh. Aia. Aia. Che male. Non stiamo. Mettere queste robe qui perché mamma mia, mi sono inciampata sul mio piede. E cosa ne pensi di questo governo? Non mi interessa. Non Una domanda? mi interessa. Credo che stiamo vivendo tutti un test di sopravvivenza e di resistenza psicosomatica e psicofisica. Quindi chi resiste, resiste. Chi non resiste, non resisterà e soccomberà purtroppo. Perché dopo un anno di perdurare di una situazione simile, nonostante tutti abbiano osservato precauzioni, distanziamenti e quant'altro, ci ritroviamo comunque sempre noi cittadini a dover pagare, a essere incolpati di inadempienze, di inadeguatezza nell'affrontare appunto queste precauzioni. Quindi, cioè, io capisco tutto, però un virus non, il governo non può pensare che un virus possa essere addossato ai cittadini, perché noi non siamo dei robot, noi possiamo arrivare fino a un certo punto, quindi siamo comunque delle persone. Questo virus non si potrà combattere lavandosi le mani, mettendo le mascherine, sono delle semplici precauzioni, ci vuole ben altro per combattere questa pandemia. Pandemia in greco vuol dire grande, ok? Epidemia è un'altra cosa, quindi la dice la parola stessa, pandemia. Quindi basta incolpare la popolazione, perché noi facciamo quello che possiamo e non possiamo fare altro. Per sconfiggere un male così grande a livello mondiale, serviranno sicuramente le precauzioni, dove ovviamente siamo invitati ad osservare, alcuni le osservano, altri meno, ma ripeto, non siamo dei robot, io non incolpo nessuno, perché non è giusto incolpare le persone, anche se trasgrediscono le regole, non è giusto incolparle, perché ripeto, questo virus si deve combattere con altre armi, quale il vaccino, che ora si è dimostrato non sia nemmeno efficace, in quanto sono subentrate ovviamente delle varianti, e quindi non si sa più bene che sistemi adottare. Quindi io sono veramente, come tutti credo, esasperata, esacerbata completamente da questa situazione globale, nell'impossibilità di lavorare. E ripeto, non per una questione economica. Per carità, anche quella serve, ma soprattutto per il rapporto con il pubblico, perché io avevo un rapporto fisico con il pubblico, non solo virtuale. Incontravo le persone che mi seguono nei posti in cui andavo ad esibirmi. Quindi a me questo manca, manca poter svolgere una vita come svolgevamo prima tutti. E ripeto, dopo un anno di costrizioni, anche in alcuni momenti allucinanti, siamo ancora a punto e a capo. Quindi, se uno più uno fa due, tirate voi le conclusioni, le somme.
entreresti in politica? Sì, volentieri. Questo lo farei. Chiederà quant'è che non fai sesso. Beh, devo dire che ha molta attinenza questa domanda con il discorso che stavo affrontando. Cioè, dimmi tu, cioè. Chiedono in che partito entreresti. Io creerei un mio partito, perché a me non piace nessun partito esistente. Creerei un mio partito includente, di inclusione di tutte le persone, per tutte quelle persone che hanno voglia di libertà. La libertà può essere intesa sotto qualsiasi aspetto. Libertà sociale, libertà lavorativa, libertà sessuale, libertà ecclesiastica, libertà di preghiera, qualsiasi tipo di libertà. Io creerei questo tipo di partito, un mio partito, perché nessuno di questi esistenti a me piace. Qui dicono partito, a me non interessa. No, ovviamente ci vorrebbe una denominazione più adeguata, eh? Come lo chiameresti? Non lo so, sicuramente un partito che esula completamente da una situazione così opprimente che c'è, soprattutto in Italia. Le persone devono essere educate a essere libere, non a reprimersi. Quindi. E le andre qui stanno chiedendo se andresti dalla Durso. Non lo so, non lo so perché io ho detto sempre delle cose contro questa persona, quindi io non credo sia adeguato andare nel suo programma dopo le dichiarazioni che io ho fatto e che stanno tutti. Sicuramente andrà in altri tipi di programmi molto più chic e molto più attinenti alla mia persona. Ovviamente non posso dire quali ora. Stavo per chiedertelo. No, 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 amore, non può, non si può adesso. Ma quest'altro programma sarebbe sempre lo stesso canale o un altro? Ma potrebbe essere anche un altro canale, cioè. Dalla Bignardi andresti? Assolutamente sì, perché è una persona che mi piace. La Tofanin. Assolutamente sì, perché lei è una donna che a me piace molto, molto pacata, molto elegante, molto gentile, molto educata. Ha rispetto sia per la persona che viene intervistata e sia per il pubblico a casa. E questa è una bella cosa. Solo pochissime persone che fanno TV e hanno fatto in TV in Italia hanno questo tipo di rispetto. Il rispetto per le persone nello studio e le persone, quindi il pubblico a casa, è fondamentale. È fondamentale. Le persone non vanno prese in giro e non vanno, come posso dirvi, raggirate. Pochissime hanno avuto il buon gusto di avere rispetto per il pubblico a casa. E parliamo ovviamente di vecchi presentatori, vecchie presentatrici. Capite, il mio amore sconfinato per Raffaella Carrà, e lei è una donna conosciuta a livello mondiale, perché è conosciuta ovunque, Raffaella, lei ha sempre avuto rispetto per il pubblico. Un'altra donna che amo molto, che ha sempre avuto rispetto per il pubblico, è Simona Ventura, che oltre a essere una cara amica, è comunque una grandissima professionista. E oggigiorno amo molto la Toffanin perché lei ha questa peculiarità. E poi il suo programma è un bellissimo programma, è un programma
comunque dove si parla di tantissime tematiche, anche molto scomode a volte, e lei le affronta sempre con estrema eleganza, estremo savoir-faire, dando anche delle pause giuste agli ospiti, commuovendosi insieme agli ospiti, in modo sincero, ovviamente, non in modo artefatto, come altri tipi di presentatrici, non posso fare nomi. E quindi sì, il suo programma è veramente il programma in assoluto, oggigiorno in Italia nel quale io vorrei andare. Figlia, Tauriando. Per vedere qualche domanda. Fate domande. Sì, chissà cosa cazzo stanno scrivendo, Niente. eh? Tutte cavolate. Grande fratello. Allora, ragazzi, me l'avete chiesto in tantissimi per il Grande Fratello. Io al Grande Fratello dovevo andare. Erano uscite tutte le notizie sui maggiori portali di notizie, di giornali e quant'altro. Ovviamente le notizie non le avevo fatte io, cioè le hanno fatte appunto i portali. Poi è successo un qualcosa per il quale io non sono potuta andare. Quest'anno è andata così. Magari andrà diversamente l'anno prossimo, non lo so. Io non servo rancore, non mi interessano questi tipi di sentimenti. È andata come è andata, a me non importa. Cioè, io sono qua. Se succederà che dovrò andare, andrò. Ovviamente non più quest'anno. Me l'avete chiesto in tantissimi. Vabbè, ragazzi, se non l'ha detto è perché non Non vuole dire. posso dirlo, cioè tante cose non si possono dire purtroppo, quindi cioè voi vedete la facciata mia, io lo sapete che sono sempre vera, veritiera, reale, però tante cose per contratti proprio non si possono dire, cioè non sono cose che decido io. Chiedono cosa ne pensi di Diani Melo. Ma a me piace tanto lei, è una ragazza dolce, lasciate stare la sua irruenza, anche a volte non è adeguata in alcune situazioni, è una ragazza che ha sofferto tanto, che soffre tanto, però a me piace molto lei, mi piace, a me piace tanto, quindi poi dopo quello che è successo con il fratello, insomma, bisogna andare anche un po' cauti, no? Adesso nel giudicare, nel criticare, nel dire sì, no, ha fatto bene. Cioè, noi non siamo nessuno per poter dire se una persona fa bene o non fa bene nel svolgere una cosa o nel farla o non farla. Cioè, non siamo, noi non siamo Dio, non siamo nessuna entità, quindi non abbiamo questo diritto. Ognuno fa quello che si crede, punto. Può essere condivisibile o meno, però ognuno ciò che crede. Chiedono cosa ne pensi di Tommaso. Tommaso è un mio caro amico, è un amico da tanti anni. Tommaso è un ragazzo molto carino, molto dolce, fuori. No, voglio molto bene a Tommaso. Spero che vinca lui, sinceramente. Secondo te chi vince? Io spero che vinca Tommaso. Però anche se dovesse vincere Dayani, a me farebbe piacere. Bologna mi piace molto, è una città dove sono stata parecchie volte per lavoro, al Red, e sono stata molte volte ospite lì, madrina di tanti eventi. Sono stata madrina anche di un Pride a Bologna, non vi ricordate? Io e Paola Iezzi. E quindi è una bella città, Bologna e bolognesi, tutta l'Emilia Romagna, a me piace tantissimo. Ma ragazzi, ma tutta l'Italia è tutta bella, è uno dei paesi più belli al mondo e ora sta molto soffrendo a causa di questa pandemia. Non solo l'Italia, tantissimi paesi al mondo stanno soffrendo. Però vedere l'Italia e gli italiani sopperire in questo modo è veramente triste, è veramente brutto. Io non so che cosa succederà. Chiedono se sei già stata nelle Marche. Sì, sono stata tante volte nelle Marche, certo. Cosa è successo? Aspetta che sto togliendo gli orecchini.
Tarirka!